L'ex convento francescano di Trecastagni, oggi struttura museale, dopo il suo restauro deve diventare un punto di riferimento per ospitare manifestazioni culturali. E il pensiero del sindaco Giovanni Barbagallo su come intende in futuro adibire questa struttura, il convento dei padri francescani con annessa chiesa di Sant'Antonio di Padova, risale al 1660 e fu costruito con i fondi donati dalla loro principe dai fedeli. Nel 1860, dopo l'unità d'Italia, il convento passò allo Stato e fu adibito a sede del municipio, di prefettura, di carcere e di scuola. L'occasione per fare conoscere questo ex convento e soprattutto il chiostro a molte persone è stata offerta durante l'esposizione dei pittori Sebastiano Grasso ed Emilia Maccarrone organizzata dall'amministrazione comunale.